Buonasera e benvenuti alla nuova puntata del Salotto del Calcio. Torniamo ovviamente a parlare di Fiorentina, ma anche di tutto il campionato di Serie A e delle coppe europee in una serata davvero importantissima, perlomeno all'interno di una settimana importantissima per la Fiorentina. E lo facciamo come sempre insieme a grandi ospiti, perché ormai i nostri telespettatori sono abituati a seguirci e a vedere all'interno dei nostri studi sempre grandi nomi, e non volevamo smentirci neanche questa settimana. E quindi il nostro parterre come sempre è gremitissimo. Parto subito con le presentazioni, andando come sempre a salutare il nostro giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti e bentrovati. Buonasera. Buonasera Marco. Poi vediamo schierati invece sulla sinistra di Marco, ma anche sulla mia sinistra, un allenatore ed ex calciatore, Luca Tognozzi. Buonasera. Buonasera Luca, e qui andiamo ancora sul mondo del calcio e lo facciamo tornando a quelli che sono stati gli anni 90-94 con la Fiorentina, con Massimo Orlando. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Massimo, ovviamente io cito la Fiorentina perché il nostro cuore è viola, però tutti ovviamente ti ricordano anche con le maglie di Juve, Milan, Atalanta, con le quali hai vinto anche trofei. Tra l'altro più tardi faremo vedere anche un po' di immagini. Ok, ci vuole. Non fanno mai male. Esatto, ricordi, ci fanno sempre piacere, soprattutto quando si parla di Fiorentina, perché i nostri telespettatori lo sanno, questa settimana è una settimana importante, dicevamo, perché c'è la partita della Conference, il ritorno contro il Basilea. Insomma, stiamo cercando davvero in tutti i modi di arrivare a queste coppe e speriamo di riuscirci, anche se il cammino non è semplicissimo, lo sperano tutti i tifosi. Ne abbiamo uno anche qui in studio che fa anche il giornalista, ovviamente, il nostro Davide Fabbri. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Davide. Tra l'altro vogliamo anche ricordare che chi non è a casa in questo momento e non sta seguendo la puntata al televisore può farlo comodamente attraverso i nostri social e anche attraverso il sito. Via streaming sul sito fiorentinanews.com. Esatto, quindi non potete assolutamente perdervi questa puntata. E poi ogni tanto quest'anno fa un po' di assenze, però torna sempre il nostro mister Daniele Innocenti. Sì, salve, buonasera a tutti. Buonasera Daniele. E stasera invece a raccogliere i messaggi che vorrete scriverci attraverso appunto WhatsApp o anche sulla pagina Facebook non c'è Laura, che è impegnata con il basket. Più tardi infatti poi vi aggiorneremo anche su quello che sta accadendo al palazzo, ma c'è il nostro Paolo Lola Lamia. Buonasera Alessia, buonasera ai nostri ospiti e a tutti i telespettatori. Ricordo che durante la trasmissione seguiremo il posticipo della giornata di Serie A, ovvero Sampdoria-Empoli, che è alla mezz'ora. Il risultato è ancora sullo 0-0. Empoli pericoloso in un paio di circostanze, ma poco lucido sotto porta. E ricordo anche che per scriverci via WhatsApp, per commentare quanto verrà fuori durante la trasmissione, potrete inviare un messaggio al numero 335-848-7509. Bene, quindi intervenite in tanti anche per rispondere al nostro sondaggio di questa sera, che è ovviamente attivo e riguarda proprio la Conference. Riusciremo meno a passare il turno? E questa è anche un po' la domanda che vado subito a rivolgere ai nostri esperti di calcio. Siccome Marco mi ha già detto che la prossima settimana sarà assente, io faccio così, ti salto, guarda, ti salto subito. Saltami. Guarda, vado subito da Massimo, e voglio sapere da te se la Fiorentina ce la farà o meno a passare questo turno, che si è effettivamente complicato un po' anche per colpa nostra. Sì, hai detto bene, per colpa nostra, per colpa dell'allenatore, devo dire. Persona che io stimo moltissimo, perché ha fatto davvero tanto alla Fiorentina negli ultimi 2 anni. Ha portato la squadra a livelli di gioco, di risultati e anche di piazzamenti. Adesso con la finale in Coppa Italia e la semifinale in Conference League. Però la partita col Basilea, onestamente, dal mio punto di vista l'ha affrontata male, perché a un certo punto non puoi sempre giocare a mille all'ora. Ci sono delle partite dove gli avversari si mettono bassi, dove chiaramente
devi essere intelligente, se la partita è complicata va in vantaggio, ti metti anche te a gestirla la partita e non vai a prendere due gol in quel modo lì. Ecco, secondo me, dove è stato il grande errore, un po' di presunzione da parte dell'allenatore che voleva stravincere. Penso ancora e ritengo che la Fiorentina sia superiore al Basilea e che possa andare lì e rimontare questo risultato, che comunque per fortuna adesso con la nuova regola i due gol fuori casa contano il giusto. Un pizzico di presunzione, l'abitudine, la poca abitudine a giocare questo tipo di partite, perché secondo me bisogna essere anche un po' astuti in quella situazione. Però sono convinto che la Fiorentina, se sta bene, se va lì con la testa giusta, ancora è nettamente superiore al Basilea. Ecco, il Basilea, abbiamo detto anche nelle scorse settimane, è una squadra che però può rivelarsi ostica e che ha fatto un massiccio turnover nell'ultima partita del campionato svizzero. Ha cambiato 9 undicesimi, quindi probabilmente ha un po' anche timore però di questa Fiorentina, perché è vero che vuol far riposare i propri giocatori, ma se fai un turnover così massiccio vuol dire che ancora non la dai già per portata a casa la partita del ritorno. No, assolutamente no, e loro hanno fatto un bruttissimo campionato, sesti nel campionato elvetico, di solito erano abituati o primo o secondo, insomma è una squadra che ha storia in Europa negli ultimi 10 anni, ma negli ultimi 2 anni è una squadra che ha cambiato molto, non è più la squadra pericolosa, che addirittura è arrivata, se non sbaglio, una volta anche agli ottavi di finale in Champions League. È una squadra che ha tirato fuori tanti giocatori, hanno un buonissimo settore giovanile, però ti fa capire questo cambio anche nella partita persa 6-1, se non sbaglio, ieri, 6-1. Che l'unico obiettivo per loro rimane solo quello, la Conference League. La Fiorentina se l'è incasinata proprio perché adesso gli darà la possibilità a loro di fare la loro tipo di partita, cioè squadra bassa e poi sfruttare gli eventuali errori o spazi che lascerà la Fiorentina. Ma se non ci fosse stato questo sbandamento, secondo me la Fiorentina andava lì e con il gioco, con la qualità, avrebbe avuto la meglio. Adesso si è un po' più complicata, mettiamola così, però sono sicuro che alla fine passeremo lo stesso. Nel frattempo c'è stata una grande occasione per l'Empoli con Baldanzi, un bel sinistro parato dal portiere, e un'altra occasione sempre per l'Empoli di testa sul calcio d'angolo, quindi Empoli che preme, Sampdoria che conferma insomma le difficoltà di tutta la stagione. Sì, la Sampdoria effettivamente ha avuto un'annata davvero tragica, insomma sta arrivando a conclusione, ma è tutto da vedere, anche perché i problemi societari non si limitano ovviamente Ferriero, si sa quello che sta accadendo sul campo. Sì, sì, infatti la situazione è Sampdoria. Ha fatto gol la Sampdoria. Che cosa ha fatto gol la Sampdoria? E veniamo sempre. Ci ha smentito subito. Vedi Marco, avevi la parola tu e stranamente, come al solito, succede qualcosa. Diciamo che Marco c'ha questo tocco del fuori classe. Secondo me il Basilea è molto più forte di noi. Ha segnato Zanoli, che è questo talento prestato dal Napoli a gennaio. No, ma più che altro, guarda, su un errore della difesa empolese. Ma come ha calciato? Sono contento per questo ragazzo giovane, che è molto bravo davvero, però vedi, la prende come sempre male in quella zona del campo. Se la prendi male, la palla finisce sempre alle spalle del portiere. È incredibile. Una mezza carambola. Sì. Bene, quindi Sampdoria in vantaggio. E invece dobbiamo dimenticare, per quanto riguarda sempre la Fiorentina, che c'è anche un'altra coppa per cui siamo ancora in corsa, anzi siamo decisamente arrivati in finale con tutte le aspettative che ovviamente sono dovute, visto anche la carenza di trofei per lungo tempo per la nostra squadra, insomma una Coppa Italia sarebbe davvero importante. Percorso non semplice però, perché Luca, l'Inter in questo momento sta giocando bene, è tornata a giocare bene dopo un momento forse un po' di appannamento. Dove abbiamo più chance? In Conference o in Coppa Italia? La Coppa Italia è una partita secca dove sicuramente l'Inter in questo momento è la migliore Inter della stagione, purtroppo, dico, perché non è l'Inter che abbiamo affrontato un mese e mezzo fa a Milano, ecco. Una finale. Comunque avevamo avuto molta fortuna sì, anche per la partita. Però diciamo, ecco, ora l'Inter mi sembra stia girando per il verso giusto. Spero possa passare il turno della semifinale per andare in finale di Champions League, quindi magari sarà un po' distratta, ecco, la speranza è quella. Poi comunque
una partita secca può succedere di tutto. Per quanto riguarda giovedì, non è facile perché devi rimontare una sconfitta casalinga, però come ha detto Massimo, credo comunque la Fiorentina è superiore. In trasferta quest'anno in Europa ha fatto molto bene la Fiorentina, insomma, sulla carta non è facile, però credo che abbiamo le nostre chance, prendendo anche spunto dalla partita di andata, dove loro hanno fatto comunque una partita estremamente difensiva. Ecco, dove la Fiorentina ha peccato quest'anno forse nelle ripartenze delle squadre avversarie, dove spesso non è brava nel fallo tattico, insomma cerca sempre la pulizia anche nella fase difensiva. Ecco, a volte quei cartellini gialli spesi bene ci vorrebbero, come è successo giovedì, secondo me in quell'azione del pareggio si poteva prendere un giallo, ecco, e ripartire da lì. Sì, infatti neanche una ammonizione per la Fiorentina, una partita dove insomma ci stiamo un po' giocando tutta la stagione, un po' più di cattiveria ci sarebbe voluta. Sì, un po' più di cattiveria, a volte anche sporcare un po' la partita, comunque ti stai giocando tanto, non per forza, ecco, devi dominare le partite come è successo tante volte a Firenze, ecco, quando trovi squadre che non vogliono giocare, a volte nella fase difensiva stare un po' più attenti in queste ripartenze. Marco, una Fiorentina che comunque nella partita col Basilea aveva dato l'idea di essere un po' in calo di forma, soprattutto alcuni giocatori effettivamente poi anche nelle partite successive non si sono espressi al meglio, penso a Gonzales, penso a Andrabat, sì. Però con la partita contro l'Udinese forse hanno fatto vedere che le seconde linee o comunque le seconde scelte della prima parte del campionato non sono poi così in crisi. Quindi Italiano adesso non ha un compito semplice, deve scegliere che formazione mettere in campo. A questo punto rischieresti qualcosa andando a fare delle sostituzioni a centrocampo oppure no? Io come rischio non rischierei di mettere sostituti, la partita dell'Udinese è una partita a parte, non è la semifinale, ci può portare a una finale in conference, una finale in conference ci vogliono i migliori calciatori e io spero che dovrebbero essere quelli decisivi, perché Gonzalez lo vedo un pochino in ritardo nelle ultime partite, i Conè sbaglia un po' troppo, però meno male c'è un Castrovilli che ha fatto una bella partita, ha preso in mano la situazione, oltre fa gol perché sta facendo anche dei gol, e questi 3-4 elementi, ho preso Amrabat, dovrebbero essere quelli, insomma, del fulcro del centrocampo per poter cercare di andare a vincere, che non sarà facile. Speriamo anche che, come abbiamo detto fino ad ora, abbiamo detto anche Massimo e Luca, che si giochi veramente con meno presunzione, anche questo ritorno un po' alla vera Fiorentina troppo alta, l'abbiamo visto anche con Basilea, abbiamo rischiato diverse volte e poi abbiamo fatto anche una grande buca al centrocampo dove abbiamo preso il pareggio. Lì bisogna stare attenti perché altrimenti poi ci giochiamo veramente una stagione intera dove siamo all'ottavo posto, ma siamo a Torino e Monza, abbiamo Udinese sotto di 3 punti, rischiamo di entrare in una competizione fra l'ottavo e il decimo undicesimo posto, che sarebbe veramente un fallimento. Almeno la finale di Coppa Italia ce l'abbiamo, ma cerchiamo di trovarci anche in questa finale. Ci vuole la migliore Fiorentina, sembra si siano trovati negli spogliatoi e hanno fatto un confronto tutti insieme, speriamo veramente che possano mettere tutta l'energia possibile e i migliori calciatori devono fare i migliori calciatori. Se Amrabat sta pensando a Barcellona, a noi non ci interessa, pensi a queste ultime 3 partite, ci porti in finale, poi vada dove vuole, se vuole andare via, però insomma l'anima, il cuore e tutto quello che ci va messo nella maglia della Fiorentina ci va messo in queste ultime 3-4 partite finali, compreso la finale di Coppa Italia. Bene, aggiornamento dal campo prima di andare in pubblicità, Paolo. Sì, siamo nelle fasi finali del primo tempo, la Sampdoria è sempre in vantaggio per 1-0, l'Empoli sembra aver reagito allo svantaggio, vedremo se insomma riuscirà a pareggiare oppure se sarà la Sampdoria a avere questo colpo di coda in un campionato in cui comunque è ormai di fatto condannata alla retrocessione. Bene, linea alla pubblicità. Riprendiamo la nostra diretta e lo facciamo andando ad ascoltare le parole di Mister Italiano, parole che hanno anche sollevato un po' di polemiche. Andiamo ad ascoltarle insieme. Oggi li ho visti negli occhi i ragazzi, avevano voglia di rimediare a quello che era successo giovedì e tutti hanno fatto una grande partita.
cercando anche di partire forte, approcciarla bene. Penso che debba essere questo il nostro atteggiamento, anche se so che sarà non semplice andare lì, ribaltare, perché affrontiamo una squadra tosta, però almeno l'atteggiamento deve essere come quello di oggi: partire forte, attaccare il nostro avversario, cercare di metterlo in difficoltà in tutti i modi e vedere se riusciamo a ribaltare questa partita. Andiamo in campo anche per dare gioie, soddisfazioni e emozioni ai nostri tifosi. Questa è una curva che mi rimarrà nel cuore, che mi rimarrà impressa, che mi rimarrà sempre dentro fin quando farò questo sport, questo mestiere e starò nel mondo del calcio, perché questa è una curva che fa vincere le partite, che ti dà una mano, che non molla e che a noi ha dato grande dispiacere non dargli la soddisfazione giovedì. Ecco, queste le parole di mister italiano. In non realtà, c'è stato, poi. Ecco, poi c'è stato anche un'altra frase che era rivolta, no, sicuramente non ai tifosi della curva, ma rivolta un po' a chi ha messo in dubbio le scelte e la volontà. Cioè, qualcuno ancora non ha capito. Ecco, Marco. Si è levato un piccolo sassolino. È normale che quando poi le cose vanno bene, quando poi le cose a volte vanno male, non viene mai detto niente, l'abbiamo sempre detto noi. Senza costruzione di qualcosa bisogna essere un po' meno permalosi, quello è normale, bisogna andare avanti e far vedere i fatti li sta facendo vedere, però ogni tanto, insomma, meno permalosità forse sarebbe meglio. Davide. Comunque anche l'altra frase che abbiamo sentito, insomma, questa curva mi rimarrà sì, nel mi cuore rimarrà. Getta un po' di ombre sì. Secondo me sul suo futuro, no? Mi rimarrà. E dove però mi rimarrà, nel senso, prima o poi sicuramente se ne andrà dalla Fiorentina, ma non è detto. Ecco. Davide, da tifoso ovviamente, le parole di italiano ti fanno ben sperare? L'ho visto abbastanza carico, c'è stato un periodo in cui forse le sconfitte lo portavano a essere un po' più sottotono, invece mi sembra che tutta la squadra si sia ricompattata e abbia ritrovato la grinta. Allora, diciamo che evidentemente è cresciuto anche nella gestione dei suoi stati d'animo e anche proprio della gestione dello spogliatoio, anche se è vero che ultimamente sono successe un po' di vicende social, per così dire, che hanno fatto sembrare il contrario, però insomma anche la scelta di far partire sia Jovic e Terzic dalla panchina per dargli così una possibilità di riflettere su quello che hanno combinato fa capire insomma che il polso di situazione c'è. È vero che sta provando a rimanere molto più concentrato su quello che è lo spogliatoio senza dare dietro alle voci, perché effettivamente se si pensa all'inizio campionato, dove comunque non sembrava essere una stagione così promettente per la Fiorentina, ti dico sì, che l'ho visto cresciuto. Poi a livello proprio ieri allo stadio, anche in tribuna stampa, ma vedendo un po' come vive la partita, la vive proprio come se fosse, diciamo, sempre più coinvolto. È vero che ogni tanto qualche critica arriva direttamente anche proprio, come diceva Marco, anche diretta, perché insomma c'è sempre qualcuno che ci ha da ridire e giovedì poi insomma se ne sono sentiti di tutti i colori, però mi sembra che in questo momento della stagione non possa far altro che pensare al bene della squadra. Questo è sicuramente più che importante, perché siamo in un momento dove o va bene bene o va male male in tutti i sensi, quindi non c'è altro che da mettersi, diciamo, nella sfera di cristallo, di mettersi all'esterno tutto e rimanere in questa bolla che certo. Comunque fa sì che la Fiorentina possa arrivare a raggiungere un obiettivo importante in questa stagione. Certo, poi ognuno può dire quello che vuole, può dire che contro il Basilea l'unica cosa che potete concedere erano i contropiedi, perché loro giocano sulla velocità e quello è successo e quindi nessuno può negare l'evidenza, però è anche vero che la Fiorentina qualitativamente è più forte, lo dimostra anche il gol di Bonaventura ieri, che se non c'è la qualità in campo quel gol non lo fai, quindi confido che l'italiano sappia isolare i suoi giocatori e se stesso dalle critiche per fare il meglio possibile in queste ultime chance che veramente possano permettere alla squadra viola di tornare alla ribalta. È molto importante che Bonaventura è l'elemento chiave del centrocampo della Fiorentina. Ieri è l'elemento importantissimo. Ieri c'è stato anche dei cambi, insomma, a mio modo di vedere, importanti, perché Brecalo ha giocato benissimo, però non ne poteva più. È stato
diciamo lui che ha fatto la maggior parte del lavoro in, quali, insomma, in zona offensiva. Poi il cambio di Bonaventura per Baracche, che ieri non ha fatto niente, che ultimamente Baracche un po', diciamo, in condizione non brillante, invece Bonaventura gli è bastato un bel pallone per inventarsi un gol, sì, che lì veramente la qualità ci vuole. Quindi è stato un professore Bonaventura in quell'occasione. Bene. E insomma, aver capito il momento in cui inserirlo, insomma, mi fa capire che Italiano c'ha ancora un po' le redini della situazione, anzi non un po', ce l'ha sicuramente dalla sua, e non è vero, insomma, che queste critiche secondo me vanno un po'. No, secondo me non è neanche il momento delle polemiche, no, perché trovare polemiche ora, andare a buttare i Sassolini. Ma no, ma c'è stato dietro, sì, il parterre qualcuno che ha detto: ma siamo a Firenze, voglio dire, li conosciamo. Appunto. A un certo punto, esatto, prendi gol al 93esimo, mister butta dentro qualcuno, detto magari non così. No, più goliardi, ma la sostanza è quella. Dunque, se non conosci queste sfaccettature, vuol dire che allora non puoi fare l'allenatore, certo, cioè, soprattutto poi, a Firenze, che è una piazza, insomma, particolare. Ormai i campi sono tutti lì vicino, tolto Roma, qualche Napoli, poi il resto li abbiamo tutti lì, i telespettatori, gli spettatori, che voglio dire, no, non puoi stare dietro o fare come fece Spalletti e partire, ecco, diritto. Stavo pensando proprio a questo. Ma lui l'ha fatto, conoscendo Luciano, l'ha fatto anche con un intento diverso, se non sarebbe mai partito per andare lì per far vedere proprio l'inquadratura mentre stava quasi schiaffeggiandosi, sì, con il tifoso. Con il tifoso è stato a fatto tu per tu. Appositamente, conoscendolo appositamente, di sicuro. Sì, sì, non era sicuramente un caso. Se l'italiano se la prende e uno dietro dice qualcosa, allora siamo alla fine, si tira giù il bandone. Ma poi soprattutto alla fine del secondo anno a Firenze, non alla prima amichevole del ritiro, quindi dovrebbe aver imparato un po' l'ambiente in cui lavora. Certo. Daniele, a me è piaciuto molto anche Duncan nell'ultima partita. Duncan ha avuto un'annata molto particolare, a un certo punto ne avevamo perso le tracce, poi quando Italiano ha ritenuto opportuno ovviamente di inserirlo all'interno della squadra, stava anche girando tutto bene, ha fatto vedere anche buone cose. Potrebbe essere un elemento da impiegare nella partita di giovedì, oppure anche tu saresti più tradizionale con, diciamo, i soliti noti? No. Allora, io dico che sono stato uno dei primi a contestare questo turnover, se mi si ricorda bene, già dall'anno scorso. Tuttora mi trovo nella stessa posizione. Sono convinto di Duncan, che era sparito, a un certo punto Duncan era sparito, non giocava più. Allora, dico questo, io un giocatore come Duncan non credo che, cioè, vada da 0 a 100, che sparisca. Magari c'è stato dei problemi fisici, che magari il mister sa. In questo momento è un giocatore che fisicamente può darci una grossa mano, si vede, perché poi durante l'anno, siccome la Fiorentina, come diceva benissimo prima, ha un gioco di pressing, purtroppo fisicamente spreca tantissimo. Infatti noi ci divertiamo molto dal primo al secondo tempo, cioè cambiamo completamente aspetto, fisionomia, una cosa impressionante. Sì, sì. Questo è perché lui pretende veramente del pressing alto e i giocatori a volte purtroppo non reggano per un anno intero. Quindi Duncan per me potrebbe essere un'alternativa importante. Dico solo che sono uno che a questo punto non critico più, perché adesso abbiamo l'obiettivo davanti. Credo che in campionato non abbiamo più niente da dire. Quindi il campionato giustamente va giocato, va finito di giocare. Io sarei per far giocare i giovani, perché secondo me è chi veramente gioca veramente poco, perché il campionato ormai a noi non ha niente da dire. Ottavi, noni, decimi, non ci cambia niente. Abbiamo due partite importanti. Queste, l'unica cosa che dico alla domanda che dicevi te della formazione, di far giocare la meglio formazione, qual è la meglio formazione? Infatti quella è la, perché io sinceramente almeno ultimamente, no, quegli, allora, 8, 9, 11esimi, no, li ha fatti giocare. Ti dico giocare, questo, Marco, tolto l'Udinese o tolto questi cambi, io farei giocare chi sta meglio. Sì, questo sì, perché poi lui lo vede durante la settimana. Danca, ok, Castrovilli potrebbero essere. Però ecco, trovare una formazione della Fiorentina, a me personalmente a fine anno, io ripeto, non ci riesco a trovarla. Però stendo il tappeto rosso al mister, perché secondo me ha fatto una grande annata. Questo purtroppo rimane l'amaro in bocca se non riusciamo a portare almeno una coppa a casa. Perché insomma, speriamo, come si dice, qualcosa, no? Siamo arrivati fin lì, no, no, lo so che siamo la Fiorentina. No, no.
però io dico che dopo un campionato secondo me non eccellente, se ci ripuliamo un attimino la bocca con una coppa, per me è un'annata spettacolare, è un'annata stellare, favolosa. Altrimenti l'annata è ottima lo stesso, non è che volevo dire. Però ecco, per dire, io preferirei giocare una finale con l'Inter e giocarmela fino ad ultimo, magari la perdi, però hai fatto sicuramente una coppa dignitosa. Magari vai con l'Inter, ti pigli due o tre schiaffi, anche lì diventa una partita diversa. Dice, non cambia nulla, però comunque secondo me insomma è importante anche questo. Quindi l'errore che abbiamo sempre fatto, poi sia Massimo e Luca, appunto, per domandare anche a voi, che noi abbiamo sempre detto che era la nostra trasmissione, che l'anno scorso fu detto che si doveva salire questo famoso scalino arrivando settimi per poter entrare fissi in Europa League. È stato preso un ennesimo non attaccante, perché Jovic, come disse bene il nostro Furio Valcareggi, sembra vada a pagare le tasse, invece ha giocato il calcio. Che voglio dire? Una domanda dei nostri telespettatori per Orlando, ti chiedono: Massimo, Jovic secondo te è così peggiore di Cabral oppure Italiano ci ha messo del suo? Ma guarda, Jovic, io credo che si debba partire dalla testa sua. Lui c'ha una testa molto particolare. I giocatori che arrivano da quell'area geografica sono sempre particolari. O sono dei grandissimi talenti, lo è anche lui, però con delle teste veramente particolari. Cioè, devono essere coccolati, devono essere protagonisti, devono essere loro quelli che, insomma, considerati i numeri uno. Lui ha avuto tante chance, è partito sbagliando il rigore con la Juventus, tante pressioni, però le parole che disse Ancelotti alla prima volta, insomma, che gli chiesero di lui, non è che ne parlò benissimo. Se non rimaneva lì, disse Ancelotti che, non è proprio lì, normale. Molto probabilmente un giocatore, io non lo vedi lottare, fare un movimento, la palla la vuole sempre addosso. Sì. E cosa c'è di differente con Cabral? Ora Cabral sta anche facendo gol, Cabral ci mette il cuore, esatto. Cabral gioca per la squadra, Cabral va a pressare alto, cioè è chiaro che se devo scegliere scelgo sempre uno come Cabral. Jovic è indisponente, almeno dal mio punto di vista. Poi se tu mi dici con un altro allenatore, con un altro modo di giocare, Jovic potrebbe essere un altro tipo di giocatore. Per me è un giocatore da Germania, da quei posti dove c'è meno tattica, meno rotture di scatole per un giocatore. Ecco, se lui ha fatto bene nel campionato tedesco è proprio perché secondo me in quei posti lì giocatori come lui riescono ad essere. Magari anche nel L'Italia campionato non spagnolo giocare, non in una squadra con le pressioni del Real Madrid. Sì, potrebbe. No, mi hanno detto che dopo due ha firmato un contratto da 7 milioni, ma sì, sono stato un giocatore anch'io, se firmi quel contratto a Madrid gli hanno detto sei il sesto attaccante, vatti a divertire. Ecco. Tutte le sere lui andava a divertirsi, ha fatto bene dal suo punto di vista, ma con Vinicius, con... come si chiama Benzema, non puoi giocare, non c'è mezzo, non è possibile. Dunque lui è arrivato, mi hanno detto, con questa testa, io qui faccio come pare. Questo è quello che mi hanno detto, atteggiamento gente che sbagliato nel... sì, di quello che pensava che fosse facile, e in Italia non è facile. No, poi soprattutto dopo un mese rilasciò una dichiarazione, disse per me Firenze è una tappa di passaggio, insomma non ti fai volere proprio bene, se dici. Ed è quello che ci manca, perché se vai a vedere, che appunto diciamo che salire lo scalino e avere qualcuno che fa gol, perché vai a vedere la classifica, noi abbiamo Cabral a 7 gol, il primo della Fiorentina è lui, poi c'è 5 Bonaventura, Gonzalez e 4 Jovic. Che se questo famoso scalino, ecco che arriva Cabral. No, ma che ci vuole una punta, ci vuole una punta, vediamo la fine di ci vuole una punta vera, ma che ci vuole una punta, però rispondendo un po' alla domanda, allora, secondo me il passo in avanti è stato fatto, perché comunque il campionato sì, sei decimo, undicesimo, nono, però bisogna considerare tutto quello che è successo, gli infortuni, i tanti giocatori che ti sono mancati in un'annata, si sa, no? Che può succedere questo, però le coppe ti danno comunque una visibilità, certo, un'importanza non da poco. Poi Firenze era tanto che non arrivava a giocarsi questo tipo di competizioni,
sei salito con Dodò, sei salito con Mandragora che comunque sta facendo bene. Dunque, secondo me, la squadra, se non viene smantellata, perché non si sa mai cosa, e aggiunge quelle due o tre pedine, secondo me va a migliorare. No, se poi va via, ti dai via migliori, estendiamo il sondaggio della scorsa settimana. Amrabat, questione Amrabat e interesse del Barcellona su Amrabat. Cosa è più giusto per la Fiorentina? Tenerlo, trattenerlo, perché poi si tratterebbe di fare questo, o lasciarlo partire? Ma non è un problema della Fiorentina, è un problema che gli altri ti offrono il doppio, hai capito? È lì la differenza. Se qui ti danno 2,5 milioni, lì te ne offrono 5 per 4 anni, o 6 addirittura, e tu non competi. È solo questa la differenza. Quando gli va portato? Se chiama il Barcellona, fissa, si porta noi. Però ti smantelli sempre tutte le volte. 30 più 5 il Barcellona gli dà. Reinvestiti in modo migliore. Ma di sicuro. Ora, non è che c'è sempre Giuntoli che va a prendere Kvaratskhelia a 10 milioni o Kim che nessuno conosceva. Però non puoi trattenere un giocatore che lo vuole il Barcellona, ragazzi. Siamo obiettivi. Impossibile. Uno come Scamacca, Luca, te lo prenderesti subito per l'attacco alla Fiorentina? Ma lo prendevo l'anno scorso. Infatti. Quest'anno ha fatto non bene. Sì, è stato fortunato. Ma poi è comunque infortunato. No, perché Marco è sempre molto contro agli acquisti di giocatori che sono stati a lungo infortunati. È un primo infortunio che ha avuto. Però potrebbe essere, lo vedo come figura centrale per la Fiorentina, un centravanti adatto. Piace anche a me, è andato nel campionato peggiore per un ragazzo, perché appunto, lì ti mangiano. Lo ha fatto perché gli hanno fatto un contratto che qui non avrebbe mai ricevuto, e dunque ha fatto bene, perché mi sembra abbia preso 4 milioni per 4 anni, e qui non sarebbe mai successo. Però ragazzi, in Inghilterra se lui è 1,90 m lo marcano quelli da 1,95 m, che non ti fanno... Guarda Lukaku, è vero, non la toccava lì la palla, viene qui e domina, qualcosa c'è. Vi fermo un attimo perché dobbiamo dare di nuovo la linea alla pubblicità, ma torniamo tra pochissimo, quindi restate con noi perché tra poco torneremo anche a seguire la partita tra Sampdoria ed Empoli. Torniamo di nuovo con la nostra diretta qui dal Salotto del Calcio a seguire ancora quello che sta accadendo tra Sampdoria ed Empoli. Paolo. Sì, siamo al 52esimo, la Sampdoria è sempre in vantaggio per 1-0. Una Sampdoria che ha iniziato bene la ripresa, sta attaccando, quindi vuole consolidare questo vantaggio. Per quanto riguarda invece il sondaggio che abbiamo proposto per questa puntata, ovvero se la Fiorentina ce la farà o meno a ribaltare il punteggio dell'andata contro il Basilea, prevale l'ottimismo, c'è un 83-17 per il sì, quindi per una volta il tifo viola mostra ottimismo riguardo alle sorti della squadra. Abbiamo anche qualche messaggio da parte dei nostri telespettatori, per esempio ce n'è uno che indica come dovrebbe essere secondo lui il centrocampo giovedì sera, ovvero spazio dal primo minuto al trio Duncan o Quarta, Castrovilli e Bonaventura. Quindi questa vecchia idea tua, o per meglio dire vostra, di Quarta in mezzo al campo. Sì, mi è stata un po' scippata questa idea, io me lo ricordo bene, È un'idea, dice. Ecco, andiamo a vedere invece quali sono i top della settimana che il nostro Marco Mordini ha selezionato. Finalmente parliamo di top, non parliamo di flop, perché per un periodo molto lungo, vi ricorderete, non riuscivamo purtroppo a trovare in casa Viola qualcuno da degno di ricevere il premio. Andiamo a vedere invece cosa ha scelto questa settimana, subito dopo la sigla.
Cominciamo come sempre fino ad arrivare ai top con i risultati della squadra primavera. La Fiorentina ha fatto una bella vittoria alla Napolista Lecce per 2-0 con il calcio di rigore, e Amatucci, attenzione a questo ragazzo perché è veramente bravo, ha fatto un bellissimo gol da calcio d'angolo direttamente e ci ha portato alla vittoria, un bel 2-0, un ragazzo di 19 anni, sarà di sicuro nel mirino e nella rosa della Fiorentina, che ha già avuto non un esordio ma la chiamata in panchina, però di sicuro italiano lo porterà poi in ritiro e non a Moena, dovrebbe essere al Verona Park se è tutto pronto per il nuovo ritiro della Fiorentina. Siamo al terzo posto con 54 punti a 3 giornate dalla fine, ma ricordo anche che eravamo in 10 dal 53esimo con l'uscita di Craster per doppia ammonizione, che è una prestazione ancora migliore. L'Empoli invece ha battuto il Verona per 1-0, un gol di Renzi, al 9° posto con 45 punti. Voglio dire anche, quando dicevamo del campionato primavera, che ragazzi, Atalanta e Napoli sono ai play-out. L'Udinese sarebbe oggi retrocessa, che è tutto dire di un campionato di primavera che si deve veramente riformare, perché così non può andare avanti. La società si sta vedendo e lasciano un po' andare, queste squadre primavera puntano a prendere calciatori diretti. No, anche perché Marco, come abbiamo detto tante volte, si dice che la seconda squadra sia un costo, ma anche sì, la primavera infatti, che non genera guadagni in termini di giocatori venduti, alla fine è un costo, certo, perché chi ci lavora inevitabilmente viene pagato, quindi credo che sia nell'interesse di tutti riformare, certo, questo certo, campionato, che ormai veramente allora alla fine proprio a un livello che siamo dal prossimo anno, che hanno detto ci sarà poi meno stranieri, più, però insomma qualcosa va riformato, perché veramente l'Inter è l'unica squadra che si è ripresa, che è sopra la metà della classifica, poi il resto in Milan sono lì, è la Lazio di retrocessa, insomma c'è qualcosa che non quadra più in questo campionato. Per passare ai top, allora mettiamo Jack Bonaventura, che nonostante l'età sta facendo un grande campionato, già dall'anno scorso nel finale di campionato era stato uno dei migliori, quest'anno lo ha dimostrato, e quando è in campo lui lo si vede in maniera veramente eccellente. Castrovilli lo voglio rimettere un'altra volta, perché Castrovilli da quando è rientrato un bruttissimo infortunio, ora sta dimostrando quello che vale, sarà un punto di riferimento del prossimo anno a centrocampo, oltre a questo poi fa anche gol. Castrovilli secondo me è un centrocampista che può fare tranquillamente dai 5 ai 6 gol a campionato, perché ha talento, ha veramente carattere, lo sta dimostrando ora in campo. Poi passerei a due, uno lo conosco, che è due allenatori, uno è Palladino del Monza, perché sta facendo un lavoro super eccellente il Monza, e non avrei mai creduto che potesse arrivare a questo livello di classifica. Il vecchio Galliani ha costruito una buonissima squadra, e Palladino si sta dimostrando un allenatore emergente di sicuro a venire. E non poteva mancare l'amico Semplice, ho sentito stamani, ci siamo sentiti, si è rinfrancato e sicuramente ha detto darà tutto, la squadra ha capito, mi ha detto, e ha capito quello che dobbiamo andare a fare. Sicuramente lo Spezia non gufiamo, ma Semplice si merita di poter rimanere in Serie A con lo Spezia, perché è un allenatore bravo, competente, una bravissima persona, e lo sta dimostrando anche nel lavoro che sta facendo ora. Secondo me si deciderà tutto per lo Spezia nel weekend, visto che sì, ha lo scontro diretto con il Lecce, è veramente appunto una finale, e credo una sconfitta per una delle due, al di là della classifica in sé, sarebbe una mazzata a sì, livello di morale. E soprattutto se il Verona dovesse fare risultato con l'Atalanta, sarebbe dura per una di queste due squadre. È vero. Ecco, intanto volevo anche aggiornare i nostri telespettatori, visto che all'inizio della puntata abbiamo detto stasera Laura Pugelli non è con noi perché è al Palazzo, sta seguendo la partita del Pistoia Basket che è in corso in questo momento, e le ultime notizie ci dicono di un Pistoia Basket in vantaggio, quindi perlomeno insomma la situazione è positiva. Lo so che i nostri telespettatori preferivano vedere la Laura, non me ne volete purtroppo, parlo, però c'è crisi e quindi sì.
E quindi l'abbiamo mandata a fare quello che è il suo, la sua passione principale, ovvero il basket, a seguire giustamente la partita del Pistoia, certo. Basket, di cui vi daremo aggiornamenti, e che tra l'altro più tardi sarà anche il punto in cui appunto daremo la linea per seguire poi le conferenze stampa del post partita. Io però volevo fare una domanda, visto che abbiamo qui un giocatore, un ex calciatore che si è aggiudicato il campionato europeo con l'Under 21. Sì. In Italia noi ne parliamo spesso della situazione appunto dei giovani che non riescono a trovare spazio, non riescono ad emergere, e poi di conseguenza anche la nazionale maggiore ne risente. Certo. In realtà la nazionale fino a questo momento, anche per quanto riguarda i settori giovanili, ha fatto vedere anche buone cose, segno che comunque i giovani interessanti ci sono in Italia. Però poi si arriva ad un punto in cui non vengono impiegati con continuità e non trovano gli spazi necessari. No, l'osservazione è giusta, andrebbe fatta una puntata a tema, infatti, veramente. No, perché è tutto vero. A parte quando sento dire 19 anni, sei giovane, già mi viene male, infatti. Perché 19 anni non sei più giovane. Infatti. Cioè, nel senso, sei giovane, però 19 anni devi essere già a giocare in Serie C o in Serie B, e se sei bravo, bravo in Serie A. La primavera, la Fiorentina, ad esempio, che è una squadra molto forte quest'anno, però sono tutti in là con l'età. Sì, e non ti serve. E parli con i dirigenti, dicono preferisco fargli fare un anno in più con la primavera, e invece che mandarli a giocare in campionato di Serie B e Serie C. Sbagliatissimo, secondo me, perché lì veramente impari. Ma venendo alla tua domanda, gli anni 90 c'erano tre stranieri. Sì, bravo. E noi eravamo sempre in finale di Champions, in finale della Coppa delle Coppe e la finale della Coppa UEFA. Sempre, tutte squadre italiane. Allora, che adesso in Italia non nascano più talenti, che non ci sia più la cultura del calcio, io non ci credo. Che i dirigenti stiano sbagliando qualcosa, partendo da chi gestisce la federazione, perché due mondiali che te non vai a timbrare il cartellino... Hai visto qualcuno che ha fatto le valigie, no, che si è dimesso? Nessuno. Sono tutti lì. Dunque, per finire, è un sistema malato, ovviamente, di politico, di grandi interessi economici, dove nessuno abbandona. Ma in realtà l'Italia sta facendo delle figure allucinanti. E che i ragazzi giovani e che vadano a prendere gli stranieri, perché costano meno e sono più facili da tirare su e da guadagnarci da un punto di vista economico, questo tutti lo sanno, però nessuno fa niente. Dunque, fossi io domani mattina il presidente della federazione italiana, non lo potrei mai fare, perché vorrei tutti fuori e una rivoluzione completa, perché così non si può andare avanti, onestamente, dal mio punto di vista. Poteva fare qualcosa, ma Roberto, dopo 4-5 mesi. Roberto ha appena visto l'Andazzo, ha ragione. Dunque, ribadisco, non è possibile che in Italia non nasca più un Totti, un Del Piero, un difensore alla Nesta, alla Cannavaro. Non ci sono. Non ci sono. E si va a comprare solo stranieri. Qualche problema ci sarà. E chiudo. Sicuro. Invece, guarda, io voglio restare in tema di trofei che hai conquistato nella tua carriera, visto che appunto c'è anche la Coppa Italia proprio con la Fiorentina. Siamo ovviamente negli anni 90, dicevi, certo. 95-96, erano anni diversi, e la Coppa Italia aveva anche un prestigio maggiore rispetto ad adesso, in cui forse, ecco, nelle fasi finali ritorna ad essere una Coppa prestigiosa, nelle fasi iniziali invece viene un po' snobbata. Ora appunto la Fiorentina ha la possibilità di vincere di nuovo, cosa c'è di diverso e cosa invece trovi possa essere in linea con quella che era la Fiorentina? Sai, è snobbata dalle grandi squadre all'inizio, perché gli obiettivi sono lo scudetto e la Coppa dei Campioni e la Champions League per le grandi, ma per le altre squadre poi ti rimane poco. Dunque la Coppa Italia deve essere un obiettivo. Quell'anno per noi era come aver vinto uno scudetto, perché c'erano delle squadre, la Juve, l'Inter, il Milan, che erano veramente grandissime squadre. Ma la cosa incredibile è la festa che ci hanno fatto. Dunque, io credo, conoscendo Firenze, che se tu vai e fai l'impresa con l'Inter non cambierà molto
ci sarà una settimana di ferie che si prenderanno tutti i tifosi a Fiorentina perché Firenze è così. Perché Firenze è così. La Coppa Italia non è da snobbare, è un titolo importantissimo. Se poi parli col tifoso del Milan e dell'Inter, della Juve, ti dice sì, mi interessa il giusto, anche se poi dopo, quando sei sul campo, nessuno ci sta a perdere. Però ecco, per la Fiorentina è un obiettivo importante. Per quanto riguarda l'entusiasmo, penso che sarà più o meno la stessa cosa se dovesse arrivare la vittoria. Almeno credo, Meno credo. Perché batti l'Inter, non è che batti... Appunto. Noi abbiamo battuto l'Atalanta, con tutto il rispetto. Sì, ma il percorso è stato abbastanza agevole. Sì, diciamo è stato così. Agevole, però se batti l'Inter in finale è tanta roba, dai. Speriamo. Ecco. Speriamo davvero che possa arrivare questo trofeo, perché manca da troppo tempo. Comunque possiamo considerare un buon traguardo, Marco, anche l'opportunità di giocare poi la Supercoppa. È quella, poi c'è questo fatto della Supercoppa, vincendola, io spero che sì, e anche non vincendola, andiamo a giocare questi gironcini, si sono inventati, le televisioni continuano a macinare i soldi e si inventano questa Supercoppa, e che poi anche cercare di andare a vincere, che quella ci manca da diverso tempo. Le massimo ne ha vinte due, una Fiorentina, una al Milan. Sa che cosa vuol dire vincere questo tipo di coppe, è sempre un trofeo ti porti a casa, sono troppi anni ormai, l'ultimo è stato vinto nel 2000, l'ultima Coppa Italia. Peccato per la scelta della sede dove si gioca, questa è clamorosa, no? Insomma, lascia un po' finale a desiderare. Supercoppa, andiamo a giocare, dai, i soldi, ragazzi, girano lì, non è che... quello si sa, l'importante è che è esserci, perché comunque è una competizione che alla Fiorentina porterà visibilità, certo, e ti porta un po' di soldini, e in questo momento tutto fa, è vero, tutto fa. Anche in ottica, insomma, di quello che sarà poi il calciomercato estivo, dove la Fiorentina dovrà fare delle scelte importanti per prepararsi al meglio per il prossimo anno, dove insomma speriamo di ottenere risultati ancora migliori. Stavo controllando il punteggio del Pistoia Basket, in questo momento le squadre sono 83-66, quindi ricordiamo che stiamo giocando contro il Piacenza e ci stiamo avvicinando al finale di partita. Diamo la linea ancora alla pubblicità per pochissimi minuti. Risultato tra Sampdoria e Empoli ancora fermo sull'1-0. Ci aggiorniamo. Abbiamo un cambio di programma in atteso, perché la partita tra Pistoia e Piacenza è terminata pochi istanti fa con il punteggio di 83-68, quindi tra pochissimo ci collegheremo subito con la sala per la conferenza stampa, e quindi io devo chiudere la puntata di questa sera salutando i nostri opinionisti, che però torneranno a trovarci, ce l'hanno promesso, perché appunto abbiamo avuto un po' meno tempo rispetto al solito per poter parlare con loro. Io quindi ringrazio subito Marco Mordini. Buonasera a tutti. Luca Tognozzi. Buonasera. Massimo Orlando. Buonasera a tutti. David Fabbri. Buonasera a tutti. Daniele Innocenti. Salve, buonasera. Paolo Loralamia. Buonasera a tutti. Ora diamo la linea a Laura Pugelli dalla sala stampa e quindi alla conferenza. Vi diamo appuntamento però alla prossima settimana, come sempre lunedì su TVL alle 21 per il nostro appuntamento settimanale con il Salotto del Calcio, per commentare insieme quelli che saranno stati i risultati sia del campionato ma soprattutto della Coppa di Conference League. Ci vediamo la prossima settimana, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.